Benvenuti a questo appuntamento con il centrodestra, una conferenza stampa, un modo per dialogare con i cittadini direttamente, un modo anche per fare il punto della situazione a tre quarti del mandato di centrosinistra al governo di Fiumicino, ma volendo possiamo dire quattro quinti perché il centrosinistra ha governato anche nella precedente amministrazione, quindi un po' il punto sulla situazione. Oltre a tutti i rappresentanti dei vari partiti e liste civiche ai quali poi darò la parola nel Consiglio Comunale di Fiumicino, abbiamo anche una mascotte che probabilmente potrete vedere che gira, è un cagnolone o una cagnolona, una cagnolona che si chiama Sole, che è molto carina. Di solito potrebbe essere che la vedete spuntare da sotto il tavolo. Vabbè, comunque sta qua, eccola. Cioè, abbiamo anche la mascotte, quindi insomma non vi preoccupate se potete girare qualcosa. Allora, il punto della situazione: abbiamo Mario Baccini, che è il leader del centrodestra, Federica Poggio della Lega, Stefano Costa di Fratelli d'Italia, Vincenzo Dintino della Lega, Roberto Severini di là della lista civica Crescere Insieme, Alessio Coronas di Forza Italia. A tutti daremo un po' la parola per focalizzare alcuni problematiche o comunque argomenti che riguardano il territorio. Allora, cominciamo da Mario Baccini, leader del centrodestra. C'è un po' un tema caldo, che non è proprio caldo perché in questo momento se ne parla, sono anni che è un tema dibattuto, ma in questo momento diventa ancora più critico, che è quello del trattamento dei rifiuti, in particolare della localizzazione a Maccarese di un impianto di trattamento dei rifiuti. Vogliamo un attimo affrontare insieme questa questione? Sì, ma intanto volevo ringraziare il direttore Perfetti che ci ospita in questa nostra occasione per fare il punto della situazione ormai alla fine di questo mandato amministrativo nella città di Fiumicino. Ecco, sul tema ambiente, sul tema delle politiche ambientali, il nostro punto di vista è molto forte, nel senso che per noi è un pilastro fondamentale l'ecosostenibilità, la rigenerazione urbana, tutte quelle politiche che creino le condizioni per una migliore qualità della vita dei nostri cittadini. Sulla questione dei rifiuti, intanto io voglio dire che sono particolarmente contento che la nostra città ha raggiunto oltre il 75% sulla differenziata, è uno dei primi comuni in Italia ad avere questo riconoscimento anche dagli organismi che fanno la misurazione a livello nazionale di questo problema. Però qui sul nostro territorio noi viviamo in una situazione un po' particolare, perché a Maccarese abbiamo questo impianto di trattamento dei rifiuti organici anaerobico, trattamento dei rifiuti che sono il famoso compost, tutti i rifiuti che arrivano anche dai mercati generali di Roma e che sta creando e ha creato negli anni un grande disagio alle popolazioni che vivono al nord del comune, segnatamente a Maccarese, e chiediamo e stiamo valutando insieme ai colleghi di tutto il centrodestra, delle nostre liste civiche che ci sostengono, di spostare questo impianto per sgravare questa nostra località di Maccarese da questa struttura che, con mezzi pesanti, con un inquinamento reale, perché l'anaerobico crea problemi. Infatti lo spostamento di questo impianto in altra località idonea è per noi auspicabile, e passare dall'anaerobico all'aerobico, che significa sostanzialmente di avere una qualità dell'ambiente migliore, dei prodotti che possono essere compatibili con l'ambiente. Ecco, la nostra richiesta è quella di spostare questo impianto di Maccarese ad altra località più idonea e inserita in un contesto più ecosostenibile. E poi, oltre al problema ambientale, questo tipo di insediamento crea anche un problema logistico, perché le strade sono dissestate o disastrate addirittura per il passaggio costante dei camion. Quello che i camion purtroppo ogni tanto lasciano dietro di loro
è preoccupante sotto anche il profilo igienico-sanitario, insomma è un problema composto. Direttore, io ho incontrato delegazioni di cittadini proprio in questi mesi, in questi giorni, che mi segnalavano ormai la non sostenibilità di questo impianto, con dei mezzi che passano la notte, la mattina, rovinano le strade, eccetera. Però ovviamente, se vogliamo evolverci e diventare veramente primi nella gestione di questa politica sui rifiuti, trasformando i rifiuti stessi in risorse, ecco, lo spostamento da Maccarese in altra località diventa un fatto prioritario per noi. Un'altra priorità che si può cercare di definire in questo comune è quella relativa ai giovani, alle opportunità per i giovani, agli spazi per i giovani, insomma al mondo giovanile, che è protagonista a livello numerico della popolazione di Fiumicino. Sì, guardi direttore, noi pensiamo che ogni politica debba guardare con grande intensità ai nostri ragazzi, che è il vero patrimonio che noi abbiamo, patrimonio, il capitale umano, e sui giovani il comune, a nostro parere, deve investire in maniera decisa, perché gli spazi riservati ai giovani nel nostro comune sono veramente risibili. Le scuole per i più piccoli non sono adeguate, non ci sono impianti sportivi adeguati, spazi culturali e una serie di servizi che rendano le nostre comunità più giovani in una posizione anche ottimale per crescere in maniera seria, insomma, nella nostra città. Le scuole, le università non ci sono, gli impianti sportivi ne abbiamo parlato, quindi non ci sono nemmeno i licei, quindi ci sono, poi i miei colleghi parleranno meglio, approfondiranno meglio questo tema, però ecco, sui giovani ritengo, nonostante questo periodo di crisi, che l'unica vera risorsa che noi abbiamo sono i nostri ragazzi, i giovani. Io poi consentite di togliermi un attimo la mascherina perché è difficile parlare, però ecco, su questo tema le nostre azioni saranno veramente significativi, forti in termini di investimento, e faranno parte ovviamente dei pilastri del nostro programma. Bene, allora l'aggancio con i giovani e tutto il mondo, che significa opportunità, cultura, musica, ma significa ovviamente anche scuola. Allora Federica Poggio, vogliamo entrare un pochino più nel dettaglio nei problemi, nelle problematiche del settore scolastico? Sì, certo. Siamo a gennaio e da molti anni a questa parte ci troviamo sempre con lo stesso problema. I nostri ragazzi si iscrivono alle scuole superiori e non trovano posto né nel decimo municipio ed ora anche nel nostro territorio. Il liceo di Maccarese proprio ieri o l'altro ieri ha fatto un appello alla città metropolitana che si occupa delle scuole superiori, dicendo che non hanno aule per garantire le iscrizioni del prossimo anno, per cui i nostri ragazzi saranno costretti o a cambiare indirizzo o a dover andare a Roma, e sappiamo benissimo i problemi per arrivare a Roma quali sono. E bisogna cominciare a pensare realmente al problema. I ragazzi hanno diritto allo studio, hanno diritto a scegliere l'indirizzo che vogliono, e non è giusto che sono costretti a dover cambiare o appunto doversi recare a Roma per studiare. Un altro problema che abbiamo sul territorio, che è recente, si è deciso di chiudere gli asili nido alle 3 per mancanza di personale. Si sapeva già questo problema, si sapeva prima che aprissero le scuole il 10 di gennaio. E solitamente chi manda i bambini da 0 a 3 anni, perché l'asilo nido ricopre quella fascia di età, lo fa perché lavora, non lo fa perché vuole mandare il figlio a socializzare, anche perché sappiamo benissimo i problemi dei bambini che vanno all'asilo nido, quali sono, che cominciano ad ammalarsi e via dicendo. Per cui chi lo fa è perché ha un'esigenza, e dover prendere il proprio figlio alle 3 non ha senso. Per cui noi chiediamo anche che si riveda subito questa cosa e che si trovi il personale per garantire questo servizio. Anche perché poi il territorio di Fiumicino comunque ha delle potenzialità. Di questi giorni la notizia che il Paolo Baffi è stato dichiarato tra le eccellenze d'Italia in quanto una scuola
molto performante per l'accesso al lavoro, che è un altro dei grandi problemi della gioventù. Quindi diciamo potenzialità ce ne sono, però vanno sviluppate. Tra l'altro ricordo che il diritto allo studio, come veniva giustamente detto da Federica Poggio, è un diritto, è uno dei diritti dell'infanzia, uno dei diritti dei ragazzi. Così come il diritto allo studio è anche quello di poterci arrivare, perché c'è anche un problema di trasporti, no? Sì. Quindi va bene, insomma, non va bene, ci sta molto da fare. C'è molto da fare. Stefano Costa, sempre sull'onda dei giovani, ma non solo. Ecco, mi aggancio a questa cosa del Paolo Baffi, perché il Paolo Baffi appunto è una scuola che ad alta incidenza, oltre il 50% di occupazione giovanile. Dove questa occupazione? Nel settore proprio di questo territorio, quindi l'alberghiero, il balneare, sostanzialmente il turistico. Ecco, allora, sulle politiche per il turismo, sulle politiche anche per la cultura, parlando di giovani e non solo, qual è la situazione dal tuo punto di vista? Bene, direttore, allora io voglio partire da quello che è un fatto concreto, no? Viviamo una località, un territorio meraviglioso, nel senso che abbiamo delle caratteristiche come pochi altri comuni d'Italia. Abbiamo un aeroporto internazionale che sta sul nostro territorio, abbiamo il mare, perciò abbiamo tutto ciò che gira intorno all'indotto del mare. Abbiamo delle risorse storiche, culturali, siti archeologici, abbiamo veramente un potenziale come pochi altri. E questo non viene messo e non viene utilizzato per far sì intanto di andare a colmare quella che è la grossa crisi che ormai ci ha attanagliato da oltre 2 anni con il Covid. Io credo che in qualsiasi territorio si debba cercare di arrivare a compensare quelle che sono le enormi perdite o le enormi difficoltà create dal momento con quelle che sono le risorse. Allora, noi abbiamo una caratteristica, abbiamo 14 località sul territorio, ognuna con delle caratteristiche ben precise. Io dall'inizio del mio mandato come consigliere comunale ho sempre cercato di stimolare, invitare e suggerire a quella che è la nostra amministrazione e al sindaco in primis la possibilità di avere un assessorato che si occupasse dell'argomento turismo e cultura. Perché? Perché sono quei due argomenti che con il nostro potenziale ci consentirebbero di colmare questa enorme difficoltà. È una battaglia che porto avanti da sempre, è una battaglia verso la quale non ho avuto risposte. Quelle poche risposte che ho avuto sono state nel dire che certi argomenti vengono trattati in quella che è una commissione capigruppo, perché non avendoci un assessorato di riferimento e non avendo una commissione di riferimento, c'è la difficoltà poi di toccare argomento. Argomento che andrebbe trattato, ho detto per le caratteristiche che dicevo prima, andrebbe trattato in continuazione. Io credo che soprattutto in questo momento una commissione turismo e cultura andrebbe convocata settimanalmente, perché è laddove si possono accettare e prendere dei suggerimenti da parte di tutte le forze politiche operanti all'interno del Consiglio Comunale. Noi non più tardi di qualche giorno fa abbiamo fatto insieme alla vicepresidente del Circolo Leonardo da Vinci, Federica Cerulli, abbiamo fatto un intervento su quelle che sono le Terme di Matidia, sito archeologico di notevole importanza all'interno del nostro territorio, sito archeologico nel quale 2 anni fa abbiamo visto con il solito taglio di nastro a cui siamo abituati, perché noi vediamo dei tagli di nastro in continuazione, dire che si sarebbero recuperate e dire che sarebbe stato probabilmente il primo centro nevralgico proprio per mettere in condizione le persone che vengono sul nostro territorio, per metterla a conoscenza di tutte le ricchezze che ci circondano. Beh, a 2 anni di distanza è una giungla, è qualcosa di lasciato all'abbandono, all'incuria anche d'estate giornalistiche importanti con Il Messaggero, Il Tempo hanno portato all'attenzione questa nostra sollecitazione, ma oltre alle belle parole, oltre a quello che è stato il dire noi facciamo, noi vogliamo, noi vorremmo, nulla di fatto. Allora,
La politica deve fare in modo di occuparsi e stimolare. Oggi siamo costretti a farlo in delle question time, per esempio. Io sto producendo delle question time in continuazione, perché le emozioni vengono respinte. Adesso con le question time ci aspettiamo quelle che siano delle risposte adeguate a quelle che sono le nostre domande. Il fatto certo e concreto è che un territorio, una città che vive prevalentemente di turismo, che ha all'interno del suo territorio delle notevoli risorse di ricchezze paesaggistiche, e potremmo creare dei tour turistici, ma ne avremmo in quantità enorme. Non c'è questa voglia e questa volontà. Allora mi domando il perché. Il perché poi mi rimane ancora più difficile da comprendere, si cerca di scaricare le responsabilità a enti superiori. Noi vediamo ogni tanto a spot un intervento da parte del sindaco che cerca di stimolare la regione a riguardo, ma se non cominciamo noi per primi, se non mettiamo noi a frutto tutte quelle che sono le nostre risorse, soprattutto quelle che ci permetterebbero di uscire da un'importante crisi, non è sicuramente quello che vogliamo che la nostra città abbia come futuro, la nostra città, i giovani e quant'altro. Dobbiamo dare un cambio di marcia sensibile, importante, perché questa amministrazione non ci può rappresentare. Grazie. Allora, sì, a questo proposito aggiungo un elemento che è arrivato all'attenzione del nostro giornale pochi giorni fa, ma non è un elemento polemico, è proprio cronaca, come dico io. Ci sono delle realtà nuove sul territorio, giovani, molto giovani, che iniziano percorsi come scuole di danza o scuole d'arte, che hanno, vista l'impostazione attuale, estrema difficoltà a interfacciarsi con l'amministrazione, perché le deleghe della cultura, e dello spettacolo e del turismo sono rimaste in carico al sindaco, che però oggettivamente è oberato di altri mille impegni in fase di pandemia, non ne parliamo, e quindi risulta impossibile per due giovani che vogliano interfacciarsi col comune parlare con qualcuno di riferimento. Questo è un problema. Tornando ai giovani, tornando all'economia, tornando al fatto che c'è qualcuno che si prova anche in fase di pandemia a crescere, diventa poi da un mero problema amministrativo, tecnico, un problema sostanziale poi di gestione. Va bene, allora passiamo a Vincenzo Tintino, Lega. Un altro dei grandi temi, anche molto sponsorizzati dall'amministrazione in carica, è quello delle grandi opere. Insomma, si è puntato molto sul fatto di dire costruiamo delle cose importanti che possano resistere nel tempo e aiutare la città a crescere. Dal tuo punto di vista la situazione qual è? Scusate, io l'ho detto a tutti, perché però insomma, certo direttore, c'è una certa confidenza tra di noi. Mi chiedevi qual è la situazione delle grandi opere. Io non faticherei a definirla. Parla un po' più forte, perché altrimenti si sente basso poi il volume. Dicevo, non fatico a definirla una situazione deprimente. C'è per esempio la centrale Enel di Via del Faro, che secondo me è un po' l'emblema che può fungere da cartina di tornasole per misurare l'inefficienza amministrativa, ma a 360 gradi, di questa amministrazione, che è davvero molto brava a vendere fumo. Diciamo che hanno saputo incartare molto bene il prodotto, ma una volta aperto il pacco, il contenuto, il regalo all'interno del pacco è veramente misero e deludente. Dicevo, noi abbiamo fatto sulla centrale qualche giorno fa un ennesimo sopralluogo per verificarne la situazione, e abbiamo trovato un degrado insostenibile e impensabile in un posto così centrale della città. All'interno di quella struttura, per esempio, c'è quella tenso struttura che credo che sia anche per certi versi abusiva, perché c'è una colata di cemento della quale non abbiamo avuto notizie di autorizzazione, ma è comunque un biglietto da visita che Fiumicino non merita. Ma al pari della centrale ci sono tante altre situazioni che denotano questa inefficienza.
Per esempio sul palazzetto dello sport già è stato fatto un paio d'anni fa un annuncio mirabolante di interventi e di finanziamenti. Quest'anno è stato ripetuto questo annuncio mirabolante, ma il palazzetto versa ancora nelle condizioni insostenibili che tutti possiamo vedere. E l'ospedale di prossimità, per esempio, no? Su quello anche è stato presentato come chissà quale opera innovativa, quale servizio nuovo offerto alla città. Vorrei conoscere un solo cittadino di Fiumicino che si è mai rivolto all'ospedale di prossimità e ne ha trovato un vantaggio. Per non parlare per esempio della stucchevole passerella elettorale che è stata fatta sulla vicenda d'Italia, dove sono stati ognuno ha cercato di mettere la propria banderina anche in maniera indegna, indicando come colpevoli gli altri. Ma poi vorrei chiedere al sindaco dove sono finiti quei 5.000 lavoratori per i quali aveva promesso la ricollocazione dopo il fallimento all'Italia, e anche questo non è stato fatto. Volevo fare anche un passaggio per esempio sulle politiche sociali adottate da questa amministrazione, perché lì va fatto un distinguo importante. Ci sono le politiche sociali e l'assistenza sociale. Le politiche sociali sono quelle di cui dovrebbe dotarsi un'amministrazione avveduta, perché prevedono quello che sarà il futuro, mettono in campo tutte le azioni volte a prevenire il disagio sociale. Questa amministrazione tutto questo non l'ha fatto, soprattutto in un periodo come questo di pandemia, che ha acuito moltissimo le problematiche sociali presenti sul nostro territorio, non ha saputo dotarsi di strumenti che possano prevenire alcune situazioni di disagio. È solo intervenuta utilizzando i vecchi strumenti, quelli classici di assistenzialismo, che ormai sono passati e devono essere ricondotti ormai alla storia, al dimenticatoio, e non ha dato nessuna sensazione di lungimiranza rispetto a questo tipo di problemi. Così come per i giovani non è stato fatto nulla, come evidenziavano anche i colleghi che mi hanno preceduto. Quindi l'azione di questa amministrazione risulta essere molto fumosa sotto ogni aspetto della propria struttura. Chiaramente la posizione dell'opposizione, del centrodestra, io sottolineo una cosa che è positiva, ma fino a un certo punto. In questo periodo c'è stato un grandissimo impegno, ma enorme, del volontariato, della Misericordia, della Protezione Civile Nuovo Domani, della Croce Rossa e di altre associazioni che hanno comunque aiutato sul territorio. Un impegno che ha veramente colpito per la qualità e la professionalità e la dedizione. Però il rovescio della medaglia è come quando in una partita di calcio il migliore in campo è il portiere. Cioè, se l'assistenza del volontariato diventa il fiore all'occhiello, vuol dire che il sistema generale, in realtà non riguarda solo Fiumicino, riguarda un po' tutta Italia, ma vuol dire questo, vuol dire che il sistema non funziona e che noi abbiamo un grandissimo portiere che sventa tutti i gol, che è appunto il terzo settore, il volontariato, ma insomma la squadra dovrebbe girare in maniera diversa. Allora, direttore, posso fare un inciso rispetto a questo, anche se i colleghi me lo consentono, perché credo che sia un tema che tocca molti di noi, molti di quelli presenti su questo tavolo. Bellissimo il parallelo fatto con il calcio, no? La squadra che ha il miglior portiere. Però anche nella situazione di pandemia, e qui lo dico perché è una cosa che mi tocca in maniera particolare, è vero che Fiumicino come città e come associazioni ha dimostrato di avere un cuore enorme, però anche lì noi non solo come rappresentanti politici, ma anche come esponenti di attività di associazioni che fanno volontariato, c'è qui Federica che si è adoperata direttamente con me, Stefano per quello che gli compete, anche Roberto nella zona nord del territorio. In quella fase abbiamo richiesto
a gran voce e in più occasioni, e questo me lo potete confermare, che tutta quella serie di interventi venisse messa a rete per riuscire a dare dei servizi maggiormente incisivi sul territorio. Purtroppo questa nostra disponibilità è stata scambiata come opportunismo politico e in molti casi purtroppo non si è dato seguito a quelle che erano le nostre indicazioni, che sicuramente erano migliorative per dei servizi offerti, per puro spirito politico, e questo secondo me ha creato un danno non tanto a noi come esponenti politici quanto alle persone che in quel preciso momento si trovavano in difficoltà. Quindi questo mi dispiace, io non voglio fare polemica su questo, mi sarebbe piaciuto non fare polemica su questo specifico argomento perché è una cosa molto particolare, però alcuni atteggiamenti sono stati veramente, veramente poco lungimiranti, per non dire altro. Grazie Presidente, scusate per la precisazione. Allora, giriamo totalmente pagina, cambiamo argomento, passiamo a Roberto Severini della lista civica Crescere Insieme. Voi vi aspetterete tutti una domanda sul nord, invece non gliela faccio. Vi faccio una domanda sulle politiche del personale. Quindi entriamo, non per adesso abbiamo parlato di quello che accade fuori dal comune. C'è una idea vostra di ciò che accade dentro al comune? Sì, grazie intanto direttore. Io credo che l'argomento delle politiche del personale è un argomento caro un po' a tutta la città, perché abbiamo sempre sentito parlare di coinvolgimento dei nostri giovani, coinvolgimento dell'amministrazione laddove c'erano carenze di lavoro, sentivo parlare addirittura di assunzione di cassi integrati di Alitalia. Tutto questo non è stato fatto. L'unica cosa che abbiamo visto è una poca trasparenza proprio sulla gestione del personale, in quanto più volte abbiamo chiesto di venirci a riferire in aula quella che voleva essere la volontà di questa amministrazione, e stiamo raccogliendo dei dati, perché purtroppo, direttore, dobbiamo chiedere, in quanto nessuno viene in aula a dirci. Quindi dei dati che escono sono abbastanza preoccupanti, quindi sapere che per esempio per uno staff politico spendiamo circa 800.000 euro l'anno, sapere che le assunzioni purtroppo o per fortuna loro sono riconducibili comunque a personaggi e a nomi facente parte dell'amministrazione o iscritti di partito, questo lascia un po' di nota stonata su quello che doveva essere la trasparenza di questa amministrazione. Io la ritengo abbastanza opaca, anche nel direttore, anche nell'andare a visionare dei documenti, molto spesso, oppure per non dire quasi sempre, troviamo sempre che il documento è soggetto a privacy. Ma vedi direttore, mi hai detto non ti faccio la domanda del nord, però permettimi di prendere. Te la faccio, ma prima voglio chiarire una cosa. Non si sta parlando e nessuno sta parlando di cose fatte contrarie alla legge. Sia chiaro questo, nessuno ha messo in campo o adombrato illegittimità o illeciti sotto il profilo della gestione del personale. Si sta parlando eventualmente di opportunità politiche, si sta parlando di allocazione delle risorse comunali che non sono infinite, si sta parlando sostanzialmente dall'inizio, il centrodestra un po' tutto, ha parlato di una difficoltà di comunicazione. Questo deve essere chiaro, perché non vorrei che passasse il messaggio che chissà che si sta dicendo, o soprattutto che venissero poi accuse che non sono giustificate. Scusa direttore, però su questo io volevo un attimo puntualizzare che il collega Severini ha posto un problema centrale, perché il cuore di ogni amministrazione è il personale. La burocrazia, i cittadini sanno quanto la burocrazia può incidere nella qualità della vita delle imprese, delle persone, eccetera. E siamo d'accordo con il direttore Perfetti quando le nostre denunce politiche ovviamente non hanno un aspetto giudiziario, perché la magistratura fa il proprio corso, tant'è vero che a Fiumicino l'ha fatto. La Corte dei Conti è intervenuta con una condanna per una gestione che ha ritenuto la Corte dei Conti che doveva essere penalizzata da parte del sindaco e di alcune persone dell'amministrazione. Quindi
noi ci aspettiamo adesso di capire come l'amministrazione comunale venga risarcita da, secondo la condanna. Quindi la nostra è certamente una denuncia politica, abbiamo chiesto al vice sindaco, che è alla delega al personale, di chiarire come sta gestendo il personale e le assunzioni in questo comune. E visto che è politico, chiediamo nuovamente al vice sindaco di venire, dell'assessore al personale, a spiegare al Consiglio Comunale quali sono i principi illuminati di questa amministrazione su chi sì e chi no. Punto. Mi fermo qui, direttore. Chiarissimo, torno da Severini. Se è possibile, però, direttore, proprio io intanto ti ringrazio per aver fatto un chiarimento sull'aspetto del che non si stava discutendo l'illegittimità degli atti, parlavamo di opportunità politica, però anche viste le nuove le new entry all'interno dell'amministrazione, che vedo rappresentative un po' di comitati ed associazioni sul territorio, mi lascia pensare che qualche opportunità in più qualche cittadino ce l'ha rispetto a tanti altri, quindi sinceramente non lo ritengo eticamente corretto. Parliamo da questo punto. Allora, per non strappargli un pezzo di cuore, una domanda sul nord va fatta. Come stiamo messi a nord del comune? Io credo che non serva una mia risposta, basterebbe andare al nord del territorio per vedere come in 9 anni di totale abbandono i cittadini hanno sempre chiesto e non hanno mai ottenuto. Ora stiamo vedendo nell'ultimo anno molte passerelle, molte visite, molte promesse, alcune con promessa che arriverà subito dopo le elezioni. Resta il fatto che i cittadini del nord non sono stupidi, l'offesa all'intelligenza è la cosa più brutta che si può fare ad un cittadino, quindi quello che dico è speriamo che nell'ultimo anno tutte quelle che sono state le battaglie portate avanti dai cittadini abbiano quantomeno una risposta. Il territorio del nord aspetta queste risposte e con attenzione staremo lì a vigilare che tutto vada secondo i piani. Va bene, allora alla fine un po' abbiamo toccato diversi temi, dai giovani al turismo, che in qualche modo hanno un aggancio con l'economia. D'altra parte, qualunque sistema democratico si legge, se l'economia funziona, nel momento in cui l'economia non funziona, la prima cosa che accade sono i problemi di tipo sociale, dopodiché arrivano anche i problemi di tipo finanziario. Allora, dato che il territorio di Fiumicino è fatto sì di grandi aziende, perché insistono diverse aziende importanti sul territorio, ma per la stragrande maggioranza di piccole e medie imprese. Allora, Alessio Coronas, Forza Italia, spesso è uscito su questo tema. Grazie, direttore. Diciamo che questa amministrazione ha fatto poco oppure quasi niente al riguardo. Noi di Forza Italia siamo molto vicini ai commercianti, al mondo imprenditoriale che sta attraversando una forte crisi dovuta al Covid-19. Noi ci stiamo abbattendo nei confronti del Comune affinché crei un programma serio che si possa rispettare, magari condiviso anche con noi dell'opposizione, riguardo all'abbattimento di tutte le tasse, circa la proroga del DIOR, ancora non si sa niente, di fare una delega sulla aggiudicazione degli appalti, magari fare lavorare le imprese locali e invece di far venire le multinazionali a Fiumicino. Insomma, noi cercheremo di portare avanti questi argomenti e di tutte le iniziative che abbiamo già presentato nelle varie commissioni e le solliciteremo a questa amministrazione affinché verranno eseguite prima possibile. Quindi, se non ho capito male, una politica, diciamo, organica di sviluppo dell'economia locale nei vari sistemi che la compongono, voi non la vedete, vedete interventi magari di sport? Assolutamente no, interventi sport e di continuo vengono escluse le piccole aziende del Fiumicino per far entrare le multinazionali, come dovute a tanti accessi agli atti che abbiamo presentato anche ieri per controllare la regolarità di alcune gare. Va bene, insomma il quadro ovviamente dal punto di vista dell'opposizione non è roseo. C'è un problema amministrativo sicuramente, insomma l'avete evidenziato in vari aspetti. Sull'amministrazione interviene la politica, quello è il suo modo di esprimersi, no? Soprattutto a livello territoriale. Allora chiedo, e così chiudiamo questo nostro incontro, a Mario Baccini, come vede il sistema politico di Fiumicino attualmente e come vede il centrodestra in prospettiva futura, è inutile che ci giriamo intorno, in prospettiva anche elettorale. Sì, intanto io volevo
ringraziare tutti i miei colleghi capigruppo, il vicepresidente del Consiglio Poggio, per avere dato alcune indicazioni sui nostri sentimenti e amore nei confronti della nostra città di Fiumicino, che voglio ricordare, direttore, è una città complessa, una bella, straordinaria città con tante caratteristiche. Lo ricordava prima il mio amico Costa, che dal punto di vista archeologico, culturale, anche come patrimonio umano, ci sono molte intelligenze dei giovani e quant'altro. Ecco, io volevo partire da questo, che noi intanto guardiamo a questa città non con il sentimento distruttivo di chi fa l'opposizione a prescindere, no, noi facciamo un'opposizione costruttiva laddove riteniamo che ci siano cose da correggere. Ovviamente siamo contenti quando le cose vanno bene. A Fiumicino ci sono diverse cose che vanno bene, che fanno parte dell'ordinaria amministrazione, quindi un comune che ha 220 milioni di bilancio è un comune importante. Noi siamo catalogati tra i comuni medi in Italia e nel Lazio siamo tra i primi comuni in termini territoriali dopo Roma, in termini di estensione territoriale, tra i primi 10 a livello nazionale. Quindi è un comune che, a differenza di altre amministrazioni, altre località, altre città, è un comune in forte espansione demografica, quindi noi stiamo crescendo e gli altri decrescono. Quindi su Fiumicino ci vuole un'attenta azione da parte della regione, della città metropolitana e dello stesso governo, dello Stato, perché è una città che confina con Roma e ha 24 km di litorale, quindi ha tutte le caratteristiche di una città con potenzialità di crescita importante, ma queste potenzialità di crescita non possono essere gestite solo con l'ordinaria amministrazione. Occorre un progetto, che non può essere il progetto di ieri o dell'altro ieri. Quindi quando noi, anche con toni forti, diciamo che dobbiamo guardare al futuro, va bene quello che è successo, abbiamo un'amministrazione che da 10 anni governa il nostro territorio, però quello che è avvenuto negli ultimi anni è significativo. Se noi non progettiamo una città diversa dalle norme urbanistiche, edilizie che c'erano 10, 15, 20 anni fa, le esigenze abitative del nostro territorio, la qualità della vita del nostro territorio è mutata, i bisogni delle persone, dei giovani, delle donne, di tutto, delle famiglie, delle imprese, sono diverse da quelle di qualche anno fa. E noi vediamo una amministrazione, una criticità, diciamo così, di progettazione del futuro, e ci candidiamo a interpretare questo sentimento di soddisfazione di questo tipo di bisogni, di qualità della vita, di infrastrutture, di scuole nuove, tecnologicamente avanzate, perché oggi non basta fare una scuola con dei pannelli di cemento, oggi bisogna fare nuove scuole, perché ci sono le famiglie, ci sono i giovani che crescono, bisogna portare a Fiumicino una università e bisogna intercettare dal punto di vista culturale l'ecosostenibilità come parola d'ordine, le nuove tecnologie anche informatiche, la sicurezza, cioè tutta una serie di idee per una nuova città che noi vogliamo rappresentare. Ovviamente, ripeto, noi non vogliamo distruggere quello che è stato fatto. Quello che è stato fatto bene, ben venga. Insomma, qualcosa è stato fatto, per l'amor di Dio, in 10 anni. Io spero che ci sia qualcosa che dobbiamo ovviamente sostenere, portare avanti, migliorare sicuramente. Però ecco, ci sono delle vocazioni, direttore, naturali del nostro comune, venivano dette dai miei colleghi, incompiute e incomprese. Quando noi parliamo della vocazione naturale di Fiumicino, abbiamo parlato di cultura, di sport, di ambiente, di scuole, di formazione, non abbiamo
ovviamente messo in questo quadrante, non abbiamo mai visto, no, una politica per il turismo concentrata e importante. Noi abbiamo una grande infrastruttura aeroportuale, abbiamo dei grandi competitor imprenditoriali nel nostro territorio, abbiamo il gruppo Caltagirone, abbiamo la Maccarese Spa con Benetton, abbiamo l'infrastruttura aeroportuale, abbiamo un sistema alberghiero anche che deve crescere ancora, però ecco, noi vogliamo crescere insieme ai grandi gruppi che ci sono imprenditoriali sul territorio, cioè gli utili che vengono fatti da questi grandi gruppi devono essere ridistribuiti equamente sul territorio. Il nostro territorio deve diventare città, noi non possiamo essere la dependance dell'aeroporto di Fiumicino. Quindi quando parliamo di questo parliamo di dare forza per evitare che la prossima pandemia, e scongiuriamo che questo avvenga perché non so quando ne usciremo, noi non possiamo vivere soltanto del sistema aeroportuale, perché quando il sistema aeroportuale va in crisi la nostra città. Quindi dobbiamo potenziare questo strumento, ma avere anche altre idee di come trovare lavoro ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri giovani, alle nostre imprese. Quindi la cantieristica, non abbiamo parlato. Noi abbiamo il più grande porto d'Europa di imbarcazioni di media taglia sulla foce del Tevere, sul canale, sul Tevere, abbiamo la più grande flotta pescherecce, quindi la pesca. Sulla cantieristica bisogna investire, abbiamo delle straordinarie potenzialità che non stanno in una politica complessiva del nostro territorio. Prima Coronas parlava anche di sviluppare queste nostre vocazioni. L'agricoltura, il nostro è un territorio prevalentemente agricolo, ci sono centinaia di aziende agricole che stanno in una crisi profonda, i produttori di latte, i produttori di carne, le cooperative, è una crisi di sistema. E allora quindi noi dobbiamo ridisegnare la nuova città, perché è importante che Fiumicino diventi, come lo è, una città importante che si candida a diventare molto più ospitale, più bella, che interagisca anche con tutti gli altri. E questa settori. È la parte progettuale. Per mettere in realtà, per passare dal pensiero, cioè dal progetto all'azione, servono le gambe della politica. Quindi nel vostro caso serve un centrodestra che sia unito, coeso. Diciamo che nelle ultime tornate elettorali non ha dato questa impressione, ma mi sembra che la situazione sia profondamente modificata, è così? È così, perché nel passato il centrodestra era legato a dei meccanismi prettamente di partito. Oggi l'evoluzione che ha il centrodestra a Fiumicino è un laboratorio anche a livello regionale e nazionale, cioè quello che stiamo facendo a Fiumicino è un segnale politico anche ai partiti nazionali, regionali, di come un gruppo dirigente è in sintonia con i problemi dei cittadini. Quindi a Fiumicino noi siamo un laboratorio innovativo e facciamo parlare la politica con lo stesso linguaggio della gente. Siamo non solo uniti ma granitici non dal punto di vista ideologico, sulle cose da fare. La nostra unità nasce sulle cose da fare per la nostra città. Questo è il segnale. L'alternativa che noi crediamo ci sia con gli amici del centro-sinistra, chiamiamolo in questo modo perché siamo in una sede politica, è profondamente culturale sui metodi da adottare per arrivare alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini. Qui sembra che ci sia un'opacità generale nella funzione pubblica della nostra amministrazione e su questo il centrodestra sta facendo le sue denunce politiche. Però ecco, noi abbiamo concordato insieme ai partiti e alle liste civiche, che ringrazio, di Fiumicino e tanti che stanno arrivando a condividere il nostro programma, su quelle basi di cui abbiamo parlato oggi si costruirà il futuro della nostra città, ovviamente insieme ad ogni donna, uomo e giovane della nostra città.
Grazie, allora il pensiero del centrodestra è chiaro, dico il centrodestra perché a questo tavolo sono rappresentate tutte le forze in consiglio comunale e questo in qualche maniera testimonia in maniera fisica, pratica, quello che è stato appena detto. Io scusa direttore, prego. Perché volevo dirla, qui c'è il centrodestra, le forze appunto di capigruppo in consiglio comunale, ma questa nostra coalizione è molto più ampia, ci sono molte liste che non sono qui perché non sono rappresentate in consiglio comunale, ma fanno parte organica del nostro progetto. Assolutamente sì, ovviamente mi riferivo alla composizione dell'attuale consiglio comunale, che poi insomma in futuro voteranno anche altre persone, per adesso chi alza la mano sui vari provvedimenti o chi ha la possibilità di fare un'interrogazione, una question time, una mozione, sono le persone sedute a questo tavolo. Bene, avremo modo di riparlarne sicuramente in futuro con altri appuntamenti di sistema per cercare di capire a che punto è la crescita di Fiumicino. Intanto ringrazio Federica Poggio della Lega, Stefano Costa di Fratelli Grazie. D'Italia, Vincenzo Dintino, anch'esso della Lega, Roberto Severini della lista civica Crescere Insieme, Alessio Coronas di Forza Italia e Mario Baccini come leader del centrodestra che si candida in qualche maniera a guidarlo, poi ci sarà forse quando sarà una cosa ufficiale, ma intanto si candida a guidarlo sotto diciamo la legge politica a questo sviluppo nuovo del territorio di Fiumicino. Grazie a tutti, grazie a chi ha avuto la pazienza di seguirci, al prossimo appuntamento. Grazie, buongiorno.